Grazie Presidente, la candidata affronta un tema trasversale, in qualche modo verticale se vogliamo, rispetto al diritto civile e al diritto di famiglia segnatamente. Quello che mira a indagare la rilevanza e la consistenza dell'espressione best interest of the child, che come ascolteremo tra poco può tradursi come miglior interesse del minore. E la tesi si lascia apprezzare con già l'idea di un lavoro del genere, per il fatto che non mira a sfruttare esclusivamente questo o quell'altro istituto del diritto di famiglia, ma tiene in conto di una serie di figure tra loro connesse dal fatto di essere legate a questa sorta di stella polare che è un po' un orientamento inevitabile che l'interprete si dà al fine di poter, da questo punto di vista, tutelare nella migliore delle maniere il minore e i suoi interessi. Si procede quindi dall'adozione per arrivare a figure magari meno conosciute o meno scrutate sotto questo profilo, ma che la candidata con diligenza e intelligenza ha saputo indagare fornendoci una panoramica generale del best interest of the child. A Silvia pertanto do la parola perché si riferisce alla Commissione i risultati della sua ricerca. Buongiorno a tutti, ringrazio il mio relatore e i membri della Commissione. Nel mio lavoro di tesi ho approfondito l'argomento riguardante il superiore interesse del minore tutelato a livello costituzionale e che ha subito un grandissimo aumento in tutela giuridica, in particolare approfondito dell'argomento nell'ambito delle adozioni internazionali e delle adozioni nazionali. In concomitanza con i rilevanti mutamenti normativi del mutuo nel corso degli anni 70 e sulla base dell'esperienza maturata all'inizio degli anni 80, la legge 143 del 1967, istitutiva della protezione dei diritti umani del minore in situazioni di abbandono, fu sostituita dalla legge del 4 maggio 1984 del 1983, recante. Non funziona? Ah, ok, grazie. La legge del 4 maggio numero 184 del 1983, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, che pone al centro dell'attenzione minore inteso con il soggetto giuridico come tutelare dei diritti. L'obiettivo è di costituire uno strumento di tutela del minore, di ricorrere alle adozioni internazionali via sussidiaria quando non è possibile procedere all'adozione nazionale e di far sì che le adozioni si svolgano sempre nel rispetto del superiore interesse del minore. Dall'applicazione e dall'interpretazione delle norme sull'adozione ne ricordiamo che dunque scopo principale non sarà soddisfare un desiderio. Questo ordinamento prevede la revocabilità dell'adozione e dunque la legge prevede che questa sia preceduta da un periodo di sperimentazione guidata. Gli aspiranti genitori adottivi possono fare domande di adozione al Tribunale per i minorenni, possono fare più volte domande di adozione, la domanda unificata con l'utente può essere rinnovata. Il procedimento si conclude con un diario. In tal caso, il minore potrà essere adottato a prescindere dalla dichiarazione di adottabilità o dalle condizioni previste per l'adozione legittimata indicata all'articolo 7 al comma 1, e inoltre potrà essere adottato a prescindere dalle condizioni di adottabilità il minore orfano ed affetto da handicap. A tal proposito, Presidente, per me può bastare, io sono molto soddisfacente. Grazie, ci sono domande dei colleghi? Può accomodarsi, grazie. Il prossimo candidato è collegato da remoto, cioè Massimo Marchese. Buongiorno, benvenuto. Grazie. A quale restituisco la parola? Grazie Presidente, è un tema affascinante, complesso, una sorta di rompicapo. Si accomodi adesso la candidata Silvia Incorvaia. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea con la valutazione di 97 su 110. Pertanto, in virtù dei poteri conferiti dal magnifico rettore a questa commissione, la portiamo dottore in giurisprudenza. Congratulazioni. Candidato Massimo Marchese, collegato da remoto. Sì. La commissione ha approvato.
Oggi la tua dedizione allo studio, la tua perseveranza, la tua tenacia ti hanno portato a coronare un lungo sogno. Goditi il momento, fai il pieno di positività, ti servirà per affrontare il tuo prossimo futuro. Somebody to hold, it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn. Sono orgoglioso di te, tesoro mio. Ti vorrei dire tantissime altre cose, ma basta così. Mi godo questa emozione. Oggi sono lo zio più felice del mondo. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy. La mia bambina è cresciuta e adesso si è laureata. Apri le ali e vivi la tua vita, amore mio. Ad maiora semper. And you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so in love. Grazie. Into your arms, I'll be safe in your soul till I come back around. The day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds. Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood. Come here.
Jerusalem, Israel, 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 Israel
c'è terzo posto. Fin qui. È solo a merito dei supporti preziosi, insegnamenti e dei suoi innumerevoli sacrifici che sono diventata la donna che sono adesso. Madre, è tutto per te, la mia costanza, il mio coraggio, la mia felicità e non avrei potuto immaginare la mia vita senza. Lei è la mia forza di andare avanti e di non mollare mai. Un ringraziamento particolare va a mia sorella Valentina e a tutto ciò che ha sempre fatto per me. Siamo l'una all'opposto dell'altra e anche se è quasi sempre difficile mantenere un dialogo con lei, so che non ci abbandoneremo mai e che saremo sempre pronte a sostenerci per una delle due dovesse mai avere bisogno di... Vabbè, comunque ci faccio leggere. Vabbè, dovesse mai... che saremo sempre pronte a sostenerci per una delle due dovesse mai avere bisogno. Raga, è il vino. È importante, Valentina. È il vino, solitamente sul leggere. Desidero inoltre ringraziare mio padre e mia nonna Angela, i miei due angeli custodi. Purtroppo loro la mancanza e ogni giorno, ogni mese, ogni anno che passa va crescendo sempre di più. Tuttavia voglio essere fiduciosa e sicura del fatto che loro vegliano su di me e che continueranno sempre a farlo senza mai abbandonarmi. Anche se so di non essere la figlia o la nipote perfetta, spero almeno oggi di averli resi orgogliosi. Brava, brava! Grazie per il loro affetto, tutta la mia famiglia, a cui ho me dell'anima, zio Angelo, zio Pina, zio Franco e i miei cugini. Zio Pino. Un ringraziamento particolare per me. Scusa, non è composto, chi è? Zio Paolo, zio Paolo! Un ringraziamento particolare per mezzo Rosaria, che non ha mai smesso di essere orgogliosi di me e di tutti i miei traguardi raggiunti. Una dedica speciale ai miei colleghi che ogni giorno in questi 5 anni hanno condiviso con me gioie, sacrifici, successi e insuccessi, ansie per esami e stress, senza mai voltarmi le spalle. L'affetto e il sostegno che mi hanno dimostrato rendono questo traguardo ancora più prezioso. In particolare mi riferisco a Claudio, un concentrato di ansia mixata dall'allegria e da Giulia, il mio portafortuna, non lo conosce, il mio portafortuna agli esami. Lights go down and the night is calling to me, yeah. I hear voices singing songs in the street and I know that we won't be going home for so long, for so long, but I know that I won't. You know.
fatta quello che ho scoperto.